su dati ufficiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ciascuno di voi può trarre andando nel sito www.mef.it. Quindi tutti i dati, i numeri e le analisi che faccio sono su dati ufficiali. Probabilmente qualcuno di voi sbarrerà gli occhi, non crederà ai propri occhi. Vi prego, andate nel sito del Ministero e andate a verificare se c'è un numero diverso da quello che è scritto ufficialmente dal Ministero dell'Economia. Allora, sesta scena, prima delle scene economiche. Ci siamo sentiti dire che negli anni 2000 abbiamo fatto austerità e rigore, no? Almeno tutti i giorni, tutti gli anni, le finanziarie, i documenti di programmazione economica, DEF, DPF, gli cambiano nome, ma sempre quello è. Bene, nel Ministero dell'Economia si va a vedere che dal 2000 al 2012 gli italiani hanno pagato 228 miliardi in più di tasse, e questa forse è la parte di austerità vera che i trattassati hanno subito. Ma la spesa pubblica corrente è aumentata di 274 miliardi. La spesa totale di 269 miliardi, quindi l'unica voce di spesa pubblica che si è ridotta sono gli investimenti pubblici infrastrutturali. Questo è un arco di 12 anni. Questi sono i dati ufficiali, questa è la realtà fuori da Matrix. Quello che ci hanno raccontato è la realtà di Matrix virtuale, austerità e rigore. E siccome in questi 12 anni si sono susseguiti, vado velocemente ovviamente, sostanzialmente tre governi, Berlusconi Tremonti per 8 anni, Prodi Tommaso Padoa-Schioppa per un paio d'anni e Monti per l'ultimo anno, se andate a vedere questa tabellina che si vede male, non leggete i numeri, ma vi garantisco che io ce l'ho sotto mano e quindi ve la posso leggere rapidamente. Negli 8 anni di Berlusconi Tremonti le tasse sono aumentate di 156 miliardi, per una media di 20 miliardi all'anno, ma la spesa pubblica corrente, non gli investimenti, è aumentata di 233 miliardi, per una media di 29 miliardi. Nei 2 anni di Prodi Padoa-Schioppa, la media di aumento delle tasse è stata 26 all'anno, un po' di più di Berlusconi, ma è stato di meno l'aumento della spesa corrente complessiva, scusate, della spesa complessiva solo 15 miliardi, ma la spesa corrente è aumentata di 60. Quindi il governo Prodi rispetto a Berlusconi ha fatto un pochino più di tasse, molto meno investimenti e molto più spesa corrente. Nell'anno di governo Monti le tasse sono aumentate di 20 miliardi ed è ovvio che ha fatto la figura del tartassatore, perché dopo che i tartassati avevano preso 100 frustate negli anni prima, arriva Monti, gli dà la 101 e uno sente ancora più male, però sono 20 miliardi, tanto quanti ne ha fatti per 8 anni nella media Berlusconi, un po' meno di quello che aveva fatto Prodi nei 2 anni. Però la spesa viene contenuta, l'aumento è di solo 8 miliardi, quindi da questo punto di vista più tasse, aumento di spesa ma molto minore rispetto agli anni precedenti e quindi un pochino di inizio di risanamento. E questa è la prima scena economica. La seconda scena, abbiamo vissuto dei mesi scorsi anche qui questa Matrix italiana in cui un simpatico signore che è anche amico ha scritto un libro, l'ha diffuso e ci ha fatto anche un po' di soldini, giustamente, con la storia del complotto del 2011. Io non lo so se c'è stato un complotto nell'interno del 2011 mirante a sostituire Berlusconi con Monti o con chi altro, però i numeri parlano delle IDI di aprile, le IDI di aprile 2011, non di marzo, di aprile. Perché? Perché nell'aprile del 2011
con l'allora documento di economia e finanza del governo Berlusconi Tremonti viene costruita l'assassinio di Cesare. La differenza storica è che Brutus non diventa imperatore in questo caso. E questa è la dimostrazione. Qui vado velocemente, potete avere solo un'immagine visiva. Le righe rosse e blu sono i dati che il governo Berlusconi presenta nell'aprile del 2011, poi ricorderete due decreti consecutivi, luglio, agosto, ferragosto, casino vario, e i dati che corregge a settembre 2011, nel giro di pochi mesi. Le altre righe sono i dati storici. Mi limito soltanto a pochi elementi, nel film completo ci sono tutti. Tasso di crescita. Beh, nel tasso di crescita che dice il governo nel 2011, aprile 2011, la crescita, secondo il governo da allora, come vedete la linea rossa, sta sopra l'1,3, l'1,4% e nei due anni successivi, 2013-2014, aumenta, c'è una ripresa. A settembre si correggono i dati, si corregge con una crescita che invece è appena dello 0,5%, ma cresce comunque nel futuro. Bene, noi sappiamo che la storia è che quell'anno abbiamo fatto meno 2,4, l'anno dopo abbiamo fatto meno 1,9 e l'anno scorso e quest'anno faremo meno 0,3, meno 0,4. E questo è il dato della crescita. La disoccupazione, viene detto che si mantiene attorno poco sopra l'8% in riduzione. I dati dicono che stavamo vicini all'11% verso il 13%. Il deficit pubblico, vedete la linea rossa su in alto? È quando in aprile il governo Berlusconi Tremonti annuncia che non seguirà le condizioni della Commissione Europea di azzeramento del deficit e comincia la fibrillazione sui mercati. A settembre tenta di correggere e dice che nel 2013, l'anno dopo, con i provvedimenti fatti, si farà l'azzeramento del deficit e addirittura osa mettere nel 2014 un surplus. Il dato vero è che siamo rimasti per questi 3 anni tra i 45 e i 50 miliardi di deficit all'anno.